Però per regione l'Emilia-Romagna sta investendo sulla filosofia della partecipazione, nella definizione di scelte pubbliche più rispondenti ai bisogni dei cittadini e delle comunità locali. Lo stiamo facendo sostenendo i progetti di partecipazione che nei comuni o da parte del terzo settore vengono messi in campo. Lo stiamo facendo allo stesso tempo cercando di formare nel miglior modo possibile le persone che si occupano di partecipazione, perché questi processi vanno fatti con professionalità e competenza. Inoltre, cerchiamo di utilizzare al meglio le tecnologie digitali. Va in tal senso la creazione di una piattaforma che si chiama Partecipazioni, che abbiamo utilizzato come Regione Emilia-Romagna per garantire la partecipazione dei cittadini alle nostre scelte e che abbiamo messo a disposizione degli enti locali. Come Regione siamo stati protagonisti noi stessi di alcuni grandi processi di partecipazione dei cittadini alle nostre scelte. Lo abbiamo fatto con il Patto per il Lavoro e per il Clima, dove abbiamo definito la strategia dei prossimi decenni insieme agli attori economici, sociali, le università, gli enti locali, il terzo settore della nostra regione. Lo abbiamo fatto anche nel costruire il piano di riordino territoriale, così come lo abbiamo fatto e lo faremo per rispondere a ciò che è successo con l'alluvione in Romagna, perché vogliamo costruire un futuro per i nostri cittadini di cui siano i primi protagonisti proprio loro. Thank you.